tutto tace sull'interporto di indicatori, oppure no? Ma non credo, prima cosa non è più interporto, lo chiamano scalo merci. Ma a fronte di questo la mia osservazione che voglio portare nel mio appello è che sicuramente quella destinazione di quel logo verrà cambiata ancora di nuovo, che parzialmente passerà a zona industriale. Ecco, questo è il dato di fatto più importante che si vocifera al giro. Perciò vorrei che a fronte di questo venisse interrogato sia il comitato di indicatore, che si è sempre interessato fortemente della situazione, e tutti i cittadini, perché qualsiasi cambio di destinazione venga concordato con loro, e sapere quale tipo di destinazione si dà all'attività che verranno dentro quel territorio. Perché è a fianco del paese e perciò vogliamo che tutte le strutture o industriali o cose si siano, abbiano delle caratteristiche per salvaguardare i cittadini e la vita di quella popolazione. Lei dice questo perché le sembra che negli ultimi tempi, diciamo, le scelte così della politica non si siano troppo confrontate con i cittadini? Non dico è un momento di emergenza molto difficile, sicché il da farsi è difficile per tutti farlo e farlo capire. Perciò però noi con prudenza, come cittadini di Indicatore, che vogliamo che il nostro territorio venga rispettato, non togliamo niente a nessuno, però concordiamo con noi quello che sarà il da farsi, perché industrie di un certo tipo possono essere accettate, industrie di un altro. Perciò è bene, prima di trovare delle sollevazioni da parte di tutti e delle contestazioni, concordare prima, perché se ci deve essere un cambiamento di rotta anche a livello nazionale nel modo di pensare, noi siamo già pronti da tempo a discutere tutte le nostre problematiche, perché la vita di quel territorio va salvaguardata, e nel contesto dove è concepito, specialmente con i numeri diciamo della cubatura che dispone, potrebbe essere molto pesante per quel territorio.